Buon pomeriggio, siamo arrivati all'ultimo seminario del corso Storia della Scienza, l'ultimo per quest'anno, perché poi l'anno prossimo avremo altri appuntamenti, e vi introduco il collega che ci intratterrà sul Einstein e la relatività ristretta. Prego. Grazie, mi fa piacere di essere stato invitato, anche perché siete un pubblico misto tra ingegneri e umanisti. Ed è interessante questo perché la scienza normalmente viene studiata o in maniera specialistica oppure viene studiata in maniera dall'esterno, come se avesse un suo linguaggio che non si può penetrare, appunto l'analisi infinitesimale, si devono vedere le cose solo in termini globali, in termini che mantengono una certa distanza. Invece è bene legare le due cose perché solo da un atteggiamento critico sulla scienza che si può capire quella che è stata un'esperienza di 3 secoli e mezzo ormai e che è stata travolgente, perché il mondo intorno a noi è completamente cambiato a causa della scienza. La scienza moderna è il fattore fondamentale della modernità, per cui nessuno vuole tornare indietro proprio perché la scienza ci ha insegnato a vivere in una maniera completamente diversa. Allora un atteggiamento critico sulla scienza è essenziale, perché se no non sappiamo da 3 secoli e mezzo che cosa abbiamo vissuto. Io questa sera parlerò della relatività ristretta, la quale è un momento topico di questa storia, perché, come sapete bene, la scienza è nata con Galilei, Cartesio, Newton nel 650-80 e poi ha avuto un avvio travolgente che è andato avanti facendo pensare a tutti che questa opera sarebbe continuata all'infinito sotto gli stessi binari con i quali aveva cominciato. In realtà la relatività ristretta ha cambiato radicalmente i fondamenti di questa scienza, l'ha fatto concepire in maniera completamente diversa. Quindi Einstein rappresenta uno scienziato che ha avuto la capacità di ribaltare tutto quello che sembrava inevitabile, ormai acquisito per da 2 secoli e mezzo come ormai definitivo. Su Einstein si potrebbero raccontare tante cose come persona. Voi avete l'immagine che è la più diffusa con i capelloni e che fa la linguaccia, e la linguaccia che fa i suoi colleghi dell'ufficio brevetti dove era andato a lavorare perché l'università non l'aveva preso e dove i colleghi lo trattavano come un povero scemo, perché invece di badare al lavoro si metteva a fare equazioni, si metteva a fare cose strane. E dopo che è diventato famoso ha potuto fargli la linguaccia. Ma non finiremo mai di raccontare cose su Einstein, perché la storia di Einstein è abbastanza curiosa e anche un po' misteriosa. Ha avuto 2 mogli, una bambina morta, tante cose di cui non si parla normalmente. Per di più c'è anche una disputa molto accesa su chi abbia fatto veramente la relatività ristretta, se Einstein o Poincaré, il quale aveva scritto un articolo proprio poco prima di Einstein con quasi le stesse cose. E quindi c'è una polemica tra gli storici molto forte. Secondo, c'è anche un sospetto molto forte che forse la relatività l'ha fatta la moglie, che è ancora più sconvolgente, la quale era una matematica. Fatto sta che lui, quando ha vinto il premio per la relatività, l'ha passata alla moglie, quindi qualcosa c'è che indica un rapporto. Però noi adesso ci atteniamo ai fatti, soprattutto ci atteniamo al risultato, perché chiaramente di storia aneddotica se ne può fare tantissima, mentre invece è molto più importante, questo è lo scopo del seminario per me stasera, di fare una valutazione critica di questa teoria. Io credo che nessuno di voi venga qui con l'idea che stasera imparerà la relatività ristretta. Non è che vi faccio in una lezione un corso su una teoria che ha le sue difficoltà e che richiede diverse lezioni. Quello che io pretendo di fare stasera è di darvi una chiave di lettura sulla relatività ristretta, in modo da capire che tipo di direzione ha e un atteggiamento critico per capire in che senso questa relatività ristretta nella storia ha cambiato radicalmente certe situazioni che c'erano nella scienza in precedenza. Quindi questa è la direzione del mio discorso, un discorso di tipo culturale, diciamo così, e non un discorso di tipo tecnico, anche se arriverò a dei particolari tecnici, ma cerco di farlo il meno possibile perché sennò
so che poi non tutti mi seguono, quindi è bene mantenere il discorso a livello di un possibile dialogo anche tra noi alla fine di questo seminario. Allora, come primo punto vorrei dirvi che c'è un fatto effettivamente eccezionale di Einstein che depone positivamente per lui, che è il fatto che nel 1905, cioè praticamente un secolo fa, salvo due anni, lui pubblica tre articoli che rivoluzionano tre teorie. Questo veramente poche persone possono dire di averlo fatto, probabilmente nessuno. Cioè, uno è l'articolo sulla relatività ristretta, un altro è l'articolo sui quanti, che Planck aveva individuato in qualche maniera, però lui stesso non era certo di questa sua scoperta, per cui la cosa era rimasta abbastanza vagante e controversa. Planck nel Novecento aveva tirato fuori i quanti, e Einstein invece nel 1905 con l'effetto fotoelettrico dà un discorso che appare indubitabile e quindi taglia corto con le polemiche, e un altro sulla meccanica statistica. Quindi sono tre teorie che lui riformula radicalmente. Quindi questo indica che certamente Einstein non è, anche avesse fatto come Bach, che Bach, sapete, ha preso la musica da tante parti, l'ha rifatta in maniera sua, ma comunque l'ha rifatta in maniera che certamente è ad altissimo livello. Questo è un elemento da tenere presente, per cui i fisici hanno inventato questa edizione nel 1905, l'Annus Mirabilis, sono rifatti alla Sapienza Latina, cosa che non capita nella scienza di rifarsi al latino, però per dire la eccezionalità di questo evento. 1905 quindi è l'anno in cui compare il suo articolo e la relatività ristretta inizia una rivoluzione nella scienza. Perché? Qui mi rifaccio ora a quelle che sono le idee correnti sulla relatività, in modo da cercare di agganciarmi a quello che è un'opinione comune, una conoscenza comune. Una prima maniera di rifarsi alla relatività è come adesso quando si dice 1989, il crollo del muro di Berlino, una frase sciocca, che è come se i muri crollassero così da soli, no? Così quando si dice la relatività si dice tutto è relativo. Cosa significa tutto è relativo? È una frase che o non ha senso o ha un senso banale, per cui dire una frase così è come dire adesso c'è il sole, vabbè, se lo vediamo tutti, non c'è nessun problema su questo, no? Non è nessuna informazione. Tutto relativo. Perché? Perché c'è stato lo shock di un salto, e qui è la spiegazione che bisogna dare, rispetto a tutto quello che c'era stato prima. Cioè prima c'è stata una idea che alla base di tutta la fisica ci fossero i concetti che Newton aveva posto nel 1687 con il suo libro I principi matematici della filosofia naturale. Questi concetti noi adesso non ce li abbiamo più nei libri di testo, per cui noi non abbiamo il senso della inevitabilità di un discorso che avevano tutti quanti e che Einstein ribalta invece. Per cui adesso io vi leggo quello che Newton ha scritto per introdurre la sua meccanica, cosa che normalmente non si fa perché sembra quasi che almeno noi come fisici ci sia da vergognarsi, perché frasi così noi non le diremmo mai oggi. Però allora e fino a Einstein queste frasi sono rimaste come frasi decisive, fondamentali. Ecco qua Newton che introduce i concetti base dice: il tempo assoluto, vero e matematico, fluisce omogeneamente in sé senza alcuna relazione con qualcosa di esterno e con altro nome si chiama durata. Il tempo relativo, apparente e volgare, è un tempo sensibile, la misura esterna, se essa esatta o imprecisa, ottenuta mediante il movimento in una data durata che volgarmente viene presa al posto del tempo vero, così come l'ora, il giorno, eccetera. Quindi notate la distinzione netta tra tempo assoluto, quello che è veramente il tempo, e quello volgare che si misura, come se la misura di una grandezza fisica fosse un'appendice, una cosa laterale.
non è che lo fa per sbaglio, perché continua dicendo: lo spazio assoluto, per sua natura e indipendentemente da ogni relazione con qualsiasi cosa esterna, rimane sempre omogeneo e immobile. L'idea filosofica di spazio, chiarissimamente, non è nessuna idea fisica. Quello relativo è una qualunque misura o dimensione mobile di quello spazio. Alla fine dell'Ottocento c'è stato un epistemologo, Ernst Mach, che ha provato a criticare questa idea, ha detto: ma forse è un'idea che ma è rimasto completamente isolato. Quindi quando arriva Einstein e fa un discorso contro lo spazio e tempo assoluto, fa un discorso contro quelle che erano le basi concettuali, fondamentali, che la fisica si era costruita per darsi un fondamento sicuro per tutte le sue affermazioni. Perché dato spazio e tempo poi derivava tutto qua, la forza, eccetera, eccetera. Quindi fare un discorso contro questi punti significava cambiare completamente. Allora la gente dice tutto è relativo, per dire che appunto non c'è più spazio e tempo assoluto, ma è una maniera un po' volgare, a questo punto la parola ci sta bene. Altra cosa che viene detta della relatività è che la relatività porta alla quarta dimensione, un'altra cosa che ha colpito l'immaginazione della gente, per cui qualcuno sa che appunto c'è questa cosa nuova, che invece di esserci tre dimensioni, che le vediamo in ogni stanza, ci sono i tre spigoli in una stanza, c'è una quarta dimensione, che chiaramente richiede uno sforzo per elaborare che cosa sia questa quarta dimensione. Ora, questo è un punto che c'è nella relatività, perché c'è un legame tra spazio e tempo, e quindi si può parlare di uno spazio a quattro dimensioni, in cui la quarta dimensione sia il tempo. Però non è detto che questo sia il concetto veramente fondante della relatività, tant'è vero che nella storia questo è un concetto nato 3 anni dopo l'articolo di Einstein, è stato il suo maestro Minkowski che ha introdotto lo spazio-tempo, e che non ci credeva molto Einstein, per cui quando gli ha detto: ma sai che Einstein ha tirato fuori? Ah sì, quello là, per lui era un mezzo un mezzo scemetto, insomma, non ci credeva. Questo qua gli ha fatto uno spazio in cui si potevano rappresentare queste novità, ed è uno spazio con il tempo come quarta dimensione, però non è detto che debba essere così, e non è detto che questo sia l'aspetto principale della relatività ristretta. Quindi è un elemento, almeno per fortuna, non è la frase banale, vuota, di tutto relativo, però non è detto che questo colga il punto. Un'altra maniera di indicare la relatività è che la relatività indica una relatività del moto, cioè che il moto è sempre relativo, che noi non possiamo avere un moto assoluto. Ma allora il concetto su cui facciamo appoggio è il movimento, non è lo spazio, non è il punto, non è la posizione. Quindi già è un cambiamento rispetto a quelle frasi che dicevamo prima. Che la velocità sia relativa, questo è un punto molto importante, che cambia molto l'atteggiamento di Newton, perché avete visto cosa dice Newton: lo spazio assoluto è quello immobile. Quindi il punto di riferimento per Newton è uno spazio immobile, poi tutto il resto è una cosa laterale. Invece se per Einstein, e così dopo con la relatività, il movimento è relativo e ogni moto è relativo a qualche altra cosa, allora in questo senso si può dire che effettivamente non c'è più qualcosa di assoluto, e che noi dobbiamo fare sempre conto di una relazione tra due oggetti per poter parlare di movimento, che cambia molto le coordinate concettuali di questa, della teoria precedente, cioè della meccanica newtoniana. La meccanica newtoniana era basata su concetti fissi, qua invece viene un discorso di relazione. Io in treno mi muovo rispetto all'ambiente esterno, ma voi tutti quanti avrete provato la sensazione alle volte che sembra che noi stiamo fermi e si muove l'ambiente esterno. I bambini su questo si imbrogliano facilmente, ma anche in stazione, quando ci sono due treni che si muovono uno rispetto all'altro, non si capisce se siamo noi che siamo partiti o è quell'altro che si muove vicino a noi. Questo perché appunto il movimento è un fatto relativo. Ora però qui c'è da notare un punto importante,
questo discorso in realtà non era nuovo, questo discorso era antico, perché quando Newton è partito con la sua meccanica, c'è stato uno che passa per filosofo, ma in realtà non era un filosofo, era un diplomatico, e si è occupato un po' di tutto, e si chiama Leibniz, il quale gli ha costruito un discorso in alternativa. E gli ha fatto una polemica forte, sia sullo spazio assoluto, per cui non accettava, c'è un carteggio, si chiama il carteggio Leibniz, su cui Leibniz insiste che lo spazio non può essere assoluto, deve essere relativo, e Clark, che parla a nome di Newton, che invece insiste sullo spazio sensorium dei, cioè lo spazio, l'orecchio con cui Dio ascolta tutto quello che succede nel mondo. E Newton legava tutto questo a una concezione teologica, e lo dichiarava pure, non era un problema. Lui, d'altra parte, era un sacerdote, un pastore protestante, che era capo della zecca, e i capi della zecca come devono essere tutti legati a una gerarchia anche ecclesiale. Quindi lui d'altra parte in questo si ritrovava benissimo, perché Newton era molto religioso, e quindi c'era tutto un discorso che Newton aveva costruito, col quale lui credeva di aver dato l'ultima prova e la più importante dimostrazione dell'esistenza di Dio, perché se aveva trovato le leggi dell'universo, questo voleva dire che Dio era un creatore veramente intelligente, che quindi aveva fatto, cioè che veramente esisteva un essere perfettissimo che aveva creato il mondo. Quindi per Newton la sua opera era la dimostrazione pratica, prima di tutto, che esiste Dio, e che poi si esprime con una serie di leggi. E questo era il suo aspetto metafisico. Leibniz era pure credente, però non accettava questa impostazione, ne proponeva un'altra. Proponeva lo spazio e il tempo relativo. Per lui lo spazio e il tempo è la sequenza degli eventi. Non esiste lo spazio, non esiste il tempo se non ci sono gli eventi, quindi non c'è un contenitore a priori, c'è una relazione, ecco il concetto, c'è una relazione tra gli oggetti, ma non. E quindi per Leibniz anche la velocità non era un concetto che si poneva in termini di assoluti, si poneva in termini relativi. Per cui Leibniz non viene ricordato purtroppo nei libri di testo, è veramente molto brutto questo fatto, ma Leibniz è il primo che dà le leggi dell'urto, e le dà perfettamente. Ah sì, scusa. Dà le leggi dell'urto dei corpi elastici, che impara in buona parte da Huygens, la scuola da Huygens. Però lui le scrive in maniera perfetta, e notate che la prima equazione è l'equazione della relatività del moto. Cioè quello che conta è solo la velocità relativa. Se due corpi urtano, non conta tanto se vanno a velocità grandissime, l'importante è se tra di loro, quindi lo sapete bene negli incidenti stradali, perché conta la velocità relativa, se due si scontrano frontalmente, le velocità si sono. Quindi, spaventoso lo scontro frontale, lo scontro laterale è una cosa molto leggera, perché conta la velocità relativa, che è la differenza delle due velocità, no? Quindi Leibniz è il primo che scrive bene le leggi dell'urto, e su questo lui poi cerca di costruire una meccanica alternativa a quella di Newton. Lui chiama la riforma della meccanica, così come Luther King aveva fatto la riforma della religione cristiana, quindi riforma proprio di rivoluzione, eh? Arriva fino a un certo punto, arriva fino a questo punto qua, ma la rifonda sull'urto e non sui moti continui, come faceva Newton, che la fondava sui moti celesti, che sono i moti continui. Quindi erano proprio due concezioni divaricate, nello spazio, nel tempo, nel fenomeno base, nella tecnica matematica che veniva usata, nelle equazioni di base, eccetera, erano proprio due concezioni. E Leibniz aveva questo concetto. Quindi adesso, ad esempio, c'è una situazione curiosa, che quando si parla di relatività i fisici distinguono tra relatività einsteiniana, che tiene conto della velocità della luce, e relatività, la chiamano galileiana, quella classica, perché Galilei una volta scrive una cosa che aveva scritto anche Giordano Bruno e vari altri, che cioè se uno va su una nave e il mare è calmo, il vento spira in maniera costante, la nave si muove di velocità costante, e uno sulla nave può giocare a biliardo, o una palla che cade dall'albero maestro cade a parte l'attrito esattamente
alla base, e quindi i fenomeni che avvengono sulla tolda di una nave sono esattamente i fenomeni che avvengono sulla terraferma, che cioè quello che conta è il moto relativo. Questa è una immagine, è una esperienza ideale che avevano sottolineato diverse persone. Questo ai fisici ha fatto attribuire la relatività classica a Galilei. Newton non ce l'ha, perché Newton c'ha uno spazio fisso, quindi lui non pensa assolutamente ai moti relativi. Ma in realtà chi basa tutto sulla relatività non è tanto Galilei, che di questo fatto non fa uso fondazionale, lo tratta come uno dei tanti fatti, ma è Leibniz. Huygens, ma soprattutto Leibniz, che fa relatività e fonda tutta la sua meccanica sulla relatività del moto, come si vede da queste persone. Io avevo qualche altro lucido, ma non sono dimenticato. Forse mi può essere interessante per ricordare qualche cosa. E questo lucido ricorda quella che è l'immagine del... del mondo così come c'era nell'antichità. Il mondo era chiuso, ecco, sì, i sette cieli, quella è la fisica antica, cioè l'uomo è essenzialmente racchiuso in un guscio di noce con tanti cieli intorno a lui, lui non può superare questi gusci perché in ultimo c'è anche Dio, i salti sarebbero di natura, non sarebbero salti quantitativi. E la scienza moderna invece cambia radicalmente questo aspetto, perché introduce appunto questa fuoriuscita dai limiti. È un'immagine questa di uno che rompe il limite e si affaccia su una serie infinita di aspetti astronomici, che rappresenta proprio questo sforzo della scienza occidentale, che crea uno spazio completamente diverso, da cui viene l'immagine poi di uno spazio nuovo, che è quello di Newton. E spazio che viene formalizzato da Cartesio con la geometria analitica, per cui non è più lo spazio di Euclide fatto di segmenti che si misurano lati, angoli, eccetera, ma è lo spazio in cui ogni punto ha le sue coordinate, e quindi tutto ciò che è geometrico può essere traducibile in matematica di numeri. Quindi ci sono le equazioni delle curve, cose che Euclide non aveva nemmeno sognato. Quindi è uno spazio in cui tutto ciò che avviene può essere espresso in termini matematici. Questa è una cosa enorme, conquista di Cartesio, per cui lui poi pensava che tutto fosse spazio. Anche la fisica la pensava in termini di spazio, la materia la pensava in termini di spazio. Quindi sono salti questi avvenuti all'origine della scienza che la relatività rimette in discussione, perché se da tutto questo passiamo invece al concetto di velocità, voi capite che qua la velocità non si rifà tanto a questo concetto di finito, non finito, eccetera, ma si rifà a qualcosa che è nuovo rispetto al passato. Un'altra maniera di andare avanti sul discorso della relatività è quella di insistere su questo concetto della velocità e notare che veramente noi tocchiamo un principio quando in relatività diciamo che c'è un limite alla velocità, c'è una velocità insuperabile che è quella della luce. La relatività introduce questo fatto che è completamente sconvolgente per la fisica classica. La fisica classica con Newton si è sviluppata senza limite, senza vedere impedimenti teorici, concettuali. Lo spazio assoluto è infinito, il tempo è infinito, tutto è fatto in maniera da non avere limitazioni. Invece introdurre una velocità sopra la quale non si può andare, non si può nemmeno raggiungere con i corpi materiali, questo è completamente al di fuori del discorso della fisica precedente, perché la fisica precedente viveva nell'illusione di poter superare ogni limite. Quindi, dato un limite, trovare la maniera matematica, fisica, teorica, di fare qualcosa di più. Invece dire che c'è un limite, questo riporta all'immagine che vi dicevo prima. Cosa significa che c'è un limite? Significa che ritorniamo allo spazio degli antichi?
Voi capite che questa non è da poco, è una crisi concettuale, perché la scienza era nata proprio perché ha superato i limiti di chiusura del mondo antico, adesso viene reintrodotto un limite. E questo è stato certamente un elemento formidabile di Einstein, che poi Carré ad esempio non aveva concepito, l'altro rivale nella costruzione della relatività, e che Einstein dice che lui ha avuto perché si è rifatto a una teoria che aveva introdotto un limite in realtà, una teoria fisica, ma purtroppo non era stata presa molto in considerazione, ed è la teoria della termodinamica. La termodinamica pone il limite alle trasformazioni energetiche. Voi non potete trasformare una quantità di calore tutta in lavoro. C'è un limite massimo che viene dato dal teorema di Carnot, l'insa di Carnot, e che viene espresso in termini concettuali dicendo che è impossibile il moto perpetuo. Perché? Perché se voi da un motore d'automobile andaste a prendere tutto il calore che si sviluppa intorno, il gas di scarico, eccetera, eccetera, e cercaste di sfruttarlo per riprodurre altro lavoro, voi con questo lavoro non combinate niente, perché più di tanto non si può fare. Cioè, non ci può essere l'illusione che l'energia che abbiamo messo in una situazione ci venga restituita dagli effetti che noi possiamo riutilizzarla successivamente. Gli effetti fanno sempre decadere l'energia a livelli tali che poi non è più recuperabile. Ad esempio il calore disperso nell'ambiente che va a raccogliere in tutta la traiettoria che abbiamo percorso con l'automobile, per fare un esempio, no? Oppure i gas di scarico, di combustione, andate a ripetere la reazione chimica all'inverso. Chiaramente non ci riuscite, ammesso ci riuscite solo un po'. Quindi c'è stato un discorso di impossibilità nella fisica precedente, ma proprio perché era un discorso di impossibilità era stato messo da parte. E quindi la termodinamica, che era nata nel 1824 con Sadi Carnot, ha avuto 25 anni di attesa per essere riformulata e accettata dall'Accademia, e ha avuto altri 35 anni prima di sottolineare che il principio fondamentale non è quello della conservazione dell'energia, che non direbbe granché di più di quello che si dice in meccanica, se non allargandosi al calore, ma è il principio della limitazione dato, come si dice, dall'entropia, ma per dire in maniera più precisa, della limitazione nell'efficienza delle trasformazioni termiche, che non può essere uguale al 100%, è sempre inferiore al 100%. Questa impossibilità chiaramente ha dato fastidio. E Planck ha avuto un grande vantaggio per la teoria del corpo nero proprio perché lui a questo ci ha creduto, ci ha scritto un libro solo. Gli altri invece non ci badavano proprio, perché questa cosa dell'entropia la trattavano come una cosa di secondaria importanza. Quindi quando Einstein riprende questa impossibilità del moto perpetuo come esempio di un limite che la fisica può avere e lo vede sulla velocità, è un colpo di cannone. Nessuno si aspettava una cosa di questo tipo. E sembra un blocco nell'avanzata trionfale che la scienza ha avuto fino allora. Perché? Perché arrivano delle colonne d'Ercole. Questa è un'esperienza che hanno avuto gli antichi greci e che il mondo moderno non aveva mai avuto prima. E quindi che rappresentano queste colonne d'Ercole? Perché la velocità della luce non sarebbe superata? Come mai non possiamo trovare un'altra teoria? E in Italia in particolare l'opposizione di Einstein è durata fino al 1960, da parte di grandi professori, mica da parte di persone così, gli inventori pazzi, ma da parte di grandi professori, oltre che in tutto il mondo, proprio perché sembrava una prospettiva retrograda che ci faceva tornare ai tempi dei greci. C'è un altro aspetto ancora più interessante, che è quello del fatto che la relatività è una teoria senza forza. Cioè, mentre in meccanica tutto è fondato sulla forza, F uguale a MA, abbiamo studiato tutti, la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Ed è il principio cruciale, quando voi sapete la formula della forza, vi ricavate, per chi sa l'analisi, l'equazione differenziale, ricavate tutte le soluzioni con l'integrale dell'equazione. E quindi la teoria che cos'è? Concentrata su questo punto, cos'è la forza? Data la formula della forza si sa tutto. Laplace appunto, c'è il sogno che chiamiamo sogno per eufemismo, che se uno sa le forze e le condizioni iniziali di un sistema sa tutto il passato e tutto il futuro, perché risolve l'equazione differenziale, viene la
traiettoria del sistema da meno t a più, da meno infinito a più infinito nel tempo, e quindi sappiamo tutto. Questo è il concetto di onniscienza che nasce con Newton e che Laplace esprime al massimo. È tutto fondato sulla forza, ma in relatività la forza non è più un invariante. Cioè la forza non è un concetto che tra due sistemi di riferimento si può scambiare in maniera invariante. Se uno cambia velocità, la forza diventa un'altra cosa. Cioè la grandezza della forza, la misura della forza non è più la stessa. E quindi in questo senso non è più un concetto fondante. E voi capite bene che questo è un aspetto molto forte che i libri di testo, anche all'università, non mettono in luce, perché in qualche misura non vogliono far notare il salto concettuale radicale che c'è tra la relatività e la meccanica di Newton. E poi alle volte tirano fuori dei discorsi che però poi la forza, anche se non è invariante, può essere recuperata sotto certi aspetti, eccetera. Quello che invece è il concetto fondamentale, casomai, dell'attività è il tensore, quadritensore, impulso, energia. Cioè quello che diventa importante nell'attività è l'energia, e tutto ciò che è legato all'energia. Ora, questo è un punto anche grosso dal punto di vista storico, perché non si sa in generale che l'energia l'abbiamo tirata fuori da un sacco di tempo, anche Galilei poteva parlare di energia sotto certi aspetti, e soprattutto Leibniz, in quelle equazioni che vi ho fatto vedere, l'ultima è sull'energia, conservazione dell'energia cinetica. Quindi l'idea della conservazione dell'energia c'era, però siccome quelle equazioni non sono state accettate e l'idea del corpo ideale per gli urti non è stata quella del corpo elastico, voi ingegneri su questo ne sapete bene, no? Ma per Newton, e con la sua autorità poi figuratevi quanto tempo è durato questo discorso, per Newton il corpo ideale era un corpo talmente duro che non cambiava forma nell'urto, così come il corpo rigido per il sostegno, per le forze statiche. Io mi appoggio e il tavolo non si imbarca, sennò cadremo, no? Ecco, questo è un corpo rigido. Nella dinamica trasferite l'idea nell'urto e immaginate due palle che si scontrano e mantengono esattamente la forma. Se mantengono la forma non c'è maniera di conservare l'energia, perché l'energia si conserva perché la forma si cambia e poi restituisce l'energia ricevuta come due molle. Ma se le molle non possono contrarsi non c'è possibilità di conservare l'energia. Quindi la conservazione dell'energia era una legge che valeva quando la legge, non era una legge fondamentale. Quindi il discorso dell'energia era un discorso del tutto laterale per casi particolari. Solo quando è nata la termodinamica, che nell'850, che ha rivalutato la conservazione dell'energia perché ha incluso anche il calore, allora il discorso della conservazione dell'energia è diventato importante. Però come discorso particolare che poi è stato reintegrato nella meccanica di Newton, che non l'aveva praticamente mai fatto. Quando arriva Einstein e fa la relatività in cui il concetto fondamentale è l'energia e non la forza, vi rendete conto che questo è un cambio di paradigma abbastanza radicale. C'è poi la famosa equazione che di solito si scrive insieme al nome di Einstein, m uguale c quadro, che è chiaramente energia, non è un concetto di forza, è l'energia che si lega con la massa. E questo è un altro sconvolgimento, perché qui si assiste a una variazione radicale di significato. Cioè, mentre prima l'energia aveva un significato nella fisica classica, nella fisica relativistica l'energia si lega, si fonde con un altro concetto, la massa, che prima era completamente separata. Quindi il cambiamento concettuale è tale che non solo sposta i concetti, non solo cambia i concetti fondamentali, ma addirittura alcuni si fondono tra di loro. E questo naturalmente è ancora più complicato, perché significa una situazione più complessa. Quindi E uguale mc quadro, noi adesso lo vediamo per la bomba atomica, cose di questo tipo, però se lo vediamo dal punto di vista concettuale, indica questa modifica radicale dei concetti basilari, come l'energia e come la massa. Il concetto più concreto, più preciso, in realtà poi nella relatività è quello del sistema di riferimento. Proprio perché il moto è relativo, si tratta di capire relativo a che. E qui
si tratta di capire come fare questa relazione tra due oggetti. E non è detto che poi gli oggetti esistano, si potrebbe anche prendere un qualcosa che non è un oggetto. E quindi in questo senso si fa riferimento a un sistema di riferimento, cioè si dà nello spazio ideale della geometria analitica, si danno tre coordinate che si muovono, stanno ferme, ma comunque hanno una loro entità, e rispetto a queste se ne danno altre tre e si vede che relazione c'è tra queste due entità di movimento, e qui c'è un concetto di velocità relativa. Quindi nasce una concezione, questo è un altro salto concettuale molto grosso, in cui il sistema di riferimento non è nella realtà. Noi parliamo di cose che sono nella geometria analitica. La geometria analitica la facciamo noi. La possiamo concretizzare dicendo i tre spigoli in una stanza, va bene, è nella nostra testa la geometria analitica. Quindi quando noi diciamo sistema di riferimento, noi diciamo in realtà una costruzione dell'uomo. Quindi è l'uomo che sta osservando, se non ci fosse l'uomo non ci sarebbe un sistema di riferimento. Questo è un aspetto molto forte della fisica del Novecento, che avviene anche, un cambiamento che avviene anche in meccanica quantistica, cioè si rompe la separazione osservatore-osservato. Cioè mentre prima chi osservava era completamente separato e indipendente dall'oggetto che osservava, adesso l'osservatore si lega in qualche misura all'osservato. Non c'è più, per chi lo sa, la famosa distinzione avesse extensere cogitans di Cartesio, era separato corpo e mente, eccetera, eccetera. Nasce un'interazione. L'interazione è il sistema di riferimento in relatività, in meccanica quantistica, che voi non potete misurare un sistema senza perturbarlo, e quindi non sapete tutto del sistema, sapete solo in parte. Questa è la novità della fisica del Novecento, è una novità molto forte. Quindi, come vedete, gli aspetti sconvolgenti della relatività sono molti, e sono molti tanto più quanto uno mette a fuoco quello che era la fisica precedente, che era una fisica che sembrava definitivamente avviata su una certa direzione di lavoro. Che cosa comporta il sistema di riferimento? Il sistema di riferimento in realtà porta a un concetto che questi ultimi tempi è stato abbastanza utilizzato, ma non molto, perché l'insegnamento anche universitario è sempre quello tradizionale, che si basa più sull'analisi che sull'algebra, e quindi quello che è un gruppo di trasformazioni viene presentato molto avanti, mentre invece il gruppo di trasformazioni sarebbe una matematica di algebra, e quindi potrebbe essere un concetto molto più semplice. Il discorso del sistema di riferimento è che Einstein ha bisogno di utilizzare il gruppo di trasformazioni per cui è invariante l'elettromagnetismo, che è il gruppo di Lorentz, mentre invece la meccanica è invariante per trasformazioni in cui la velocità non ha dei limiti e si chiama gruppo di Galilei. Sono due gruppi di trasformazioni diversi. Cioè, darvi un'idea, chi non l'avesse, una banalità, ma insomma, se voi prendete un quadrato è invariante alle trasformazioni di 90 gradi, perché lo girate di 90 gradi e torna a essere un quadrato, e si sovrappone sulla figura iniziale, altri 90 gradi lo avete ribaltato e quello è sempre un quadrato, sulla stessa figura di prima, lo girate ancora di 90 gradi, c'è la terza posizione, fino a girarlo completamente in 360 gradi e quello ritorna alla posizione iniziale. Quindi il quadrato c'ha quattro trasformazioni con le quali lui resta invariante, la figura è sempre la stessa. Quindi gli oggetti sono invarianti a trasformazioni, voi potete mantenere fisso l'oggetto e trasformare tutto il resto. Alle volte l'oggetto resta lo stesso, alle volte no. Prendete il gruppo delle trasformazioni per cui l'oggetto resta invariante e quello è un gruppo di trasformazioni che vi caratterizza quell'oggetto. Allora, le equazioni dell'elettromagnetismo sono invarianti, ma un gruppo di trasformazioni si chiama gruppo di Lorentz, che è diverso da quello delle equazioni della meccanica. Questo è il concetto chiave. Perché? Perché Einstein nella relatività ristretta non fa altro che applicare il gruppo di trasformazioni di Lorentz alla meccanica classica di Newton.
che invece era invariante solo al gruppo di Galilei. E vede che meccanica esce fuori mettendo il gruppo di Lorentz, mentre l'elettromagnetismo resta come prima. Cioè la relatività non cambia l'elettromagnetismo, cambia la meccanica, perché il gruppo della meccanica era quello di Galilei, con la velocità che poteva andare all'infinito. L'elettromagnetismo che invece c'è il gruppo di Lorentz resta lo stesso di quello che era classicamente. Questo è il punto chiave, che non viene neanche spiegato bene nei corsi universitari. Perché? Perché questo va contro il paradigma dominante. Il paradigma dominante era la meccanica di Newton, che sembrava che fosse la teoria fondamentale per ogni altra teoria. L'elettromagnetismo si era aggiunto nel 1868, quindi tardissimo, esce fuori questo gruppo di Lorentz molto più tardi ancora, e quindi nessuno dava importanza a questo gruppo di Lorentz che veniva fuori da una teoria che era arrivata così tardi. Invece la meccanica di Newton era veramente la teoria fondata. Invece si ribaltano i rapporti. La meccanica di Newton è una meccanica sorpassata dal punto di vista dell'elettromagnetismo. Allora voi vedete come lo sconvolgimento sia veramente molto forte. Qui siamo arrivati a che cosa? Un rapporto tra teorie. E questo ve lo sottolineo fortemente. Cioè, a questo punto si fa fisica non perché si vedono degli esperimenti e si prova a vedere se una legge come la caduta dei gradi, tipo S uguale a mezzo gt quadro, vale o non vale, si fa il piano inclinato e si tira fuori una formuletta matematica, no? Qua è un complesso di formule matematiche dell'elettromagnetismo, un complesso di formule meccaniche. E si confrontano questi complessi, cioè si confrontano teorie. E quindi si fa un discorso sulle teorie, sulla relazione tra teorie. Questo è un livello che è quello della fisica del Novecento, che nella didattica viene stemperato in qualche formuletto in modo da rendere le cose un po' come il pastore delle galline. Lo studente abituato alle formule trova formule nuove, non guarda il complesso, ma in realtà il livello è un livello completamente diverso rispetto al passato, non è più a livello di singola formula, è a livello di teoria. Per andare più a fondo della cosa, possiamo provare ad andare a vedere l'articolo di Einstein, almeno un momentino, a vedere come ragiona Einstein, perché così tante novità, come ha fatto lui a capirlo? Questo è un bel problema. Cioè, gli ho fatto vedere una serie di cose che cambiano con la relatività. E di fatto Einstein, sono racconti precisi, è stato parecchio tempo con gli amici a discutere, eccetera, fino a che una mattina si presenta da un amico, che era un italiano, se non sbaglio, Besso, e dice: ho capito tutto. E dopo scrive un articolo. Perché? Perché da che punto prendere tutto questo complesso di modificazioni? Allora, l'articolo del 905 è indicativo della sua maniera di ragionare, che quindi deve essere studiato, cosa che purtroppo la didattica non fa, e invece sarebbe molto interessante. Io qui vi presento una serie di frasi che lui usa nel suo articolo e che sono scritte, non ho scritte io, sono lì. E voi vedete che in questo articolo si trovano delle frasi molto strane. Asimmetrie che non appaiono essere inerenti nei fenomeni. Cioè, lui deve fondare la teoria nuova, invece di preoccuparsi di estendere i principi dai quali dichiarare la teoria, si mette a discutere di problemi. Una teoria che c'è un problema in cui c'è una asimmetria che non va bene. E poi il problema dell'etere, la compatibilità di due principi, notate questo punto. Un altro postulato che è solo apparentemente irriconciliabile con il primo. Ma dov'è questa fisica che parla di conciliabilità? Vi rendete conto? Non è di ragionare completamente nuovo. In fisica le cose sono legate agli esperimenti. O è vero o è falso. Si fa la misura, si fa l'esperimento e si decide. Cos'è questa storia dell'apparentemente irriconciliabile? Ma perché? Perché c'è il punto che vi dicevo prima, quando lui parla di due principi, lui parla in pratica di due teorie, ha preso due principi come esemplari delle due teorie. La meccanica prende il principio della relatività galileiana, ovviamente,
e dell'elettromagnetismo prende l'insuperabilità della luce, che deriva dal gruppo di Lorentz. E dici, questi due principi insieme non ci possono stare, perché in meccanica la velocità può andare all'infinito e c'è una certa maniera di concepire la relatività, e qua invece c'è un limite sulla velocità. Quindi i due principi sono inconciliabili. Ma lui dice, no, sono apparentemente irreconciliabili. E poi così di seguito. Per cui poi c'è anche il problema della simultaneità su cui molti si fermano. Allora, voi notate che è una teoria che parte in maniera completamente diversa da come siamo abituati scolasticamente. Non parte da principi sicuri, da premesse da cui deduce. Parte da dei problemi, vuol risolvere dei problemi. Come si fa a risolvere dei problemi? Tanto più che li risolve a livello di teorie, non a livello di formule, passaggi matematici, né a livello di esperimenti che vi dicono se una cosa è giusta o non è giusta. Quindi, come vedete, è un livello di astrazione, di concettualità estremamente alto. Inoltre, vi voglio far notare una cosa che è molto importante, che purtroppo neanche i linguisti curano. Questo interessa gli umanisti, perché è una mia grande sorpresa, l'ho scoperto nell'87, ormai ci ho costruito un sacco di cose, perché ci stanno tutte le parti, ma i linguisti hanno studiato moltissimo le negazioni, da tutte le lingue, in tutte le maniere, in tutte le salse, hanno trovato 25 significati nella negazione, sicuro, però mai si sono preoccupati della doppia negazione. Allora, questo è un punto molto importante, perché? Perché intanto le lingue fanno confusione, a volte noi diciamo non c'è nessuno, non nessuno è una falsa, dovremmo dire non c'è alcuno, quindi ci abbiamo idee a volte anche un po' confuse. Secondo, perché c'è il detto che tutti sanno, due negazioni affermano, e quindi la gente si basa su questo, per cui chi è implicato in Tangentopoli esce con frasi del tipo nessuno ha le prove che io sono colpevole. Nessuno colpevole. Allora la gente dice, allora è innocente. Sarà vero. Ce l'ha nascoste bene. Tant'è vero che il tribunale assolve per insufficienza di prove di colpevolezza. Insufficienza colpevolezza. Che non vuol dire che non ha fatto niente, è che non siamo riusciti a capire cosa è successo, è chiaro. Quindi se il tribunale usa delle frasi doppiamente negate, in cui due negazioni non affermano, vuol dire che la cosa è seria, non è un fatto laterale. In realtà due negazioni che non affermano indicano un atteggiamento di ricerca. Il questore che ha un assassino da risolvere non è che può andare a arrestare il primo che capita per strada e c'ha una faccia brutta, secondo lui sospettosa. Però giustamente deve pensare che non è vero che quello non può aver commesso il delitto. E quindi cercare di andarsi a costruire qualche prova, no? Un atteggiamento di ricerca è essenzialmente. E c'è un elemento interessantissimo che è uno scritto di Freud del 1925, brevissimo, lo legge chiunque, non c'è nessun problema, intitolato sulla negazione. E Freud dice che qual è la cosa che fa l'analista? L'analista mette il paziente sul lettino, gli fa raccontare tutto quello che gli viene per la testa, e quello racconta che è andato a trovare la madre dopo tanto tempo che non la vedeva. Però la madre ne ha fatta una, cioè, i soliti scappi, per cui gli è venuto, stava in cucina, c'era un coltello, stava. Ma io non volevo ammazzarla, dice il paziente. Freud dice, a questo punto l'analista deve cogliere questa negazione, io non volevo ammazzare mia madre, e a sua volta deve metterci una negazione lui. Non è vero che lui non voleva ammazzare sua madre. Che non vuol dire che l'analista deve chiamare i carabinieri e dice mettete in prigione questo, vuole ammazzare la madre. No, ma vuol dire che il paziente ha avuto un impulso originario da un trauma
che non ha risolto e che ha schiacciato negandolo, dice, l'ha compresso, è che ogni volta che ritorna a galla lui ci mette una negazione e lo comprime un'altra volta. È chiara l'idea? Per cui c'è un atto psichico di compressione interna che si esprime verbalmente con una negazione. Io non volevo ammazzare mia madre. L'analista, per andare a fondo e capire cosa c'è sotto questa compressione, deve andare a negare sua volta, cioè per ricercare deve negare due volte. Questo è interessantissimo, indica che appunto la doppia negazione è un metodo di ricerca, io l'ho ritrovato da tante parti. Qua stiamo parlando di relatività ristretta, lì è Freud, la psicanalisi, qui sono campi completamente diversi, i dati sperimentali non c'entrano niente, la maniera nostra di argomentare. Quindi la maniera di argomentare di Einstein è totalmente diversa di quella di Newton che ho letto poco fa. Lo spazio assoluto, espressione di Dio col sensorio, cioè delle idee da cui derivare tutto come una grande piramide con una punta che risale a Dio. Tutto diverso. Qui è una ricerca su cose che si hanno sotto mano e si cerca di mettere insieme. Cioè è una teoria basata su un problema. Qual è il problema? Appunto di rendere conciliabili i due principi. Allora vi sottolineo questa parola, conciliare. Io in storia della fisica, avendola studiata per 3 secoli e mezzo, come tempo, questa parola non l'ho mai trovata da altre parti. In fisica cosa significa conciliare? Lo dice il vigile quando fa una multa, no? Concilia? Cioè, conciliare vuol dire che c'è un conflitto. È quel punto culturale enorme che coglie Einstein con quella frase che sicuramente gli è scappata, però coglie un punto cruciale. Nella storia della fisica si è arrivata a un conflitto di teorie. Cose che non aveva Newton, non aveva Galilei, se non per dire che Aristotele sbagliava, ma allora lì era semplice, una cosa è vera e una cosa è falsa. Si risolve subito quel conflitto. Qua invece nessuna teoria è sbagliata, né l'elettromagnetismo né la meccanica. E com'è che non si riesce a mettere insieme? Ecco il discorso della conciliabilità, che è un problema enorme perché il livello è di molto superiore a quello che fino allora la fisica aveva fatto. Questo aspetto la didattica della fisica neanche l'università lo mette in luce. Per cui quello che è l'aspetto vero, culturale, della rivoluzione scientifica fatta da Einstein e anche della meccanica quantistica, non viene chiarito. Vediamo dove ci porta. Allora, intanto, se ragioniamo con doppie negazioni, non ragioniamo in logica classica. Perché in logica classica, appunto, due negazioni affermano. Questo è un risultato fondamentale della ricerca della logica matematica del XX secolo, che più che la legge del terzo escluso, o è vero o è falso, è la legge della doppia negazione che separa la logica classica dalla logica non classica. Se avete una doppia negazione che non afferma, siete in logica classica, cioè siete in tutt'altro mondo di ragionamento. Questo mettetevelo in chiaro perché ve lo do con tutta la mia autorità. Non viene detto perché i logici matematici sono rinchiusi nel loro mondo e non ne fanno applicazione. Però di fatto vedete cosa succede. Che parlando in termini di doppia negazione viene fuori teorie diverse. Essenzialmente diverse. Ma perché? Ma si ragiona in maniera completamente diversa. Quindi primo c'è un discorso di logico completamente diverso. Secondo, che tipo di teoria viene fuori ragionando così? La teoria che conoscevamo in precedenza, quella euclidea, poi anche quella newtoniana, dei principi e poi scende giù tutto qua. Perché ci fanno studiare la geometria di Euclide? Perché è un bellissimo sistema deduttivo. Pascal l'ha chiuso in una stanzetta 7 anni perché il padre temeva che lui diventasse un matematico e lui da solo si è ricostruito tutta la geometria euclidea. Che a botte di ragionamento
dati dei principi, le cose seguono per deduzione. Logica, di logica classica. E noi abbiamo tutti imparato questo. Newton l'ha confermato perché ha messo tre principi alla base della meccanica, inerzia, F uguale MA, azione e reazione, che abbiamo studiati tutti. Da quei principi discende giù tutta la meccanica in tutte le sue espressioni, le leggi dei pianeti, dei movimenti sulla Terra, tutto esce fuori. E ci siamo convinti che l'unica maniera di fare teoria scientifica è quella deduttiva. E i libri di testo si uniformano il più possibile a quella maniera. Questa non è una teoria deduttiva. Questa è una teoria che pone dei problemi e cerca di risolvere dei problemi ragionando con una logica diversa. Ora, Einstein stesso, nei suoi scritti epistemologici negli anni 30, ripensando a quello che aveva fatto, è dell'idea che le teorie fisiche sono di due tipi. Lui usava delle parole che non sono, secondo me, molto appropriate: le teorie di principio e le teorie costruttive. Teorie costruttive sono come la meccanica statistica, mettono delle ipotesi a priori, ricavano delle conseguenze, se tornano bene queste conseguenze, allora vuol dire che le ipotesi erano giuste. Chiara l'idea? Quindi è una camicia di forze, mettiamo sulla realtà, se torna bene vuol dire che allora la camicia di forze era cucita bene. Le teorie invece di principio, dice Einstein, sono come la termodinamica, in cui c'è un principio come l'impossibilità del moto perpetuo, che è totalmente sperimentale. Non c'è nessun padre eterno che ce l'ha indicato, ma sono tutti gli artigiani che ci hanno provato e che non ci sono riusciti, che a un certo punto hanno dovuto concludere che è meglio non sprecare tempo col moto perpetuo. Allora, quello è un principio sperimentale, si costruisce su questa impossibilità, su questo problema che non è possibile il moto perpetuo, si costruisce una teoria come la termodinamica, che è una teoria che funziona, che ci dice come devono funzionare i motori, quindi non è una teoria fatta sul sesso degli angeli, ma sulle cose più concrete che la fisica abbia realizzato negli ultimi 150 anni. Quindi è una maniera di ragionare, una maniera di procedere che funziona. Allora, Einstein ha sottolineato sempre che la sua teoria della relatività non è una teoria costruttiva, cioè con principi a priori, ma è una teoria di principio come la termodinamica. Quindi questo indica che la teoria di Einstein è una teoria organizzata in termini diversi, non deduttivamente, ma organizzata, ecco qua, questo era quello che riteneva Einstein, la distinzione tra teorie costruttive e teorie. Su questo in realtà uno potrebbe dire che già in precedenza, alla fine del Settecento, c'era stata una persona, si chiama Lazare Carnot, il padre di Sadie Carnot, che su questo aveva detto delle cose molto chiare. Quello ha detto: tra i filosofi si occupano della ricerca delle leggi del movimento, alcuni fanno della meccanica una scienza sperimentale, altri una scienza puramente razionale. Le parole sono diverse, ma voi capite bene che razionale, deduttivo, sperimentale invece non che parli di circa. E allora, senza leggere tutto, che non abbiamo tempo, guardate i multipli. Ma al contrario, gli altri, quelli sperimentali, i razionali, dovendo tirar fuori tutto dal proprio sacco, dai principi posti all'inizio, sono obbligati a definire questi termini con esattezza, a spiegare chiaramente tutte le loro ipotesi. Se anche questo secondo metodo sembra più elegante, esso però è assai più difficile dell'altro. Perché nella maggior parte delle scienze razionali, e soprattutto in questa qui, la meccanica, non c'è niente di così imbarazzante che porre all'inizio definizioni tanto esatte da non lasciare ambiguità, e non idee, giusto per dire qualcosa. Per esempio, se volessi approfondire tutte quelle che sono state date fino qui, dovrei impegnarmi in discussioni metafisiche. Quindi già nella fine del Settecento, lui, che era un seguace di Leibniz, guarda caso, lui aveva impostato teorie di maniera diversa. La termodinamica è fatta dal figlio a cui era stato lui a dargli tutti i consigli basilari. Quindi c'è una linea, in realtà, non c'è solo Einstein. Einstein ci è arrivato per intuito lui, ma c'è una linea di sviluppo, che adesso vedremo tra un momento, che porta a teorie concepite in maniera diversa. Non vi sto a elencare le tante teorie, la chimica è una di queste, la chimica non ha principi. Anzi, la chimica sbeffeggia i principi di Newton chiamando principi gli elementi. Cioè, non è che dall'elio, dall'idrogeno, voi ricavate, deducete le proprietà delle cose.
Quelli sono principi nel senso che sono elementi iniziali, elementi indecomponibili. Sono principi per ricostruire le varie sostanze, ma non sono principi concettuali. Quindi la chimica è una teoria non razionale, infatti è stata relegata a una teoria non fisica. I fisici ancora non riconoscono la chimica come teoria che appartiene al mondo della fisica. Si può tirar fuori anche un modello ideale di questo tipo di teoria, facendo uno studio su le varie teorie che ci sono, che procede appunto per frasi doppiamente legate, con principi, ragionamenti per assurdo, quindi in maniera molto diversa dal solito, per arrivare poi a un discorso che fissa la nuova ipotesi, fissa cioè i principi giusti, quindi è un discorso sui principi, come Frankenstein. Poi da quei principi, una volta che uno c'ha i principi giusti, allora ricava deduttivamente le conseguenze. Frankenstein è una novità non solo perché cambia i concetti, ma cambia la struttura dell'organizzazione scientifica. Questo è il punto a cui volevo arrivare, che vi dice la novità enorme della relatività ristretta. E qui allora ritorniamo all'anno 1905, l'annus mirabilis. La relatività, mettendo insieme l'elettromagnetismo di Lorentz con la meccanica newtoniana, cambia l'organizzazione della teoria. Da un'organizzazione per assiomi passa a un'organizzazione per problemi. Ho messo delle sigle, spero si capiscano bene, no? Cioè introduce un'organizzazione per problemi basata su problemi come essenziale rispetto all'organizzazione per assiomi che era quella newtoniana e anche euclidea del passato. D'altra parte, se voi notate, la meccanica quantistica cosa fa? Introduce i quanti, questo è notorio. I quanti cosa significa? Significa che invece di usare l'analisi infinitesimale, cioè gli infinitesimi, cioè l'inverso dell'infinito in atto, si usano le cose discrete, i numeri interi, 1, 2, 5, 10, 500, i numeri naturali. Quindi dall'infinito in atto, che erano gli infinitesimi, si torna all'infinito solo potenziale, come i bambini che contano i numeri 1000, 1001. 10.000, 10.000, sempre di più. Ma non si arriva all'ultimo numero naturale. Qual è l'ultimo numero naturale? Non c'è, perché lì non concepiamo l'infinito in atto. Invece sulla retta sì, alle volte gli attribuiamo il punto finale, come se ci fossimo arrivati. Nessuno ce n'è stato. Lì c'è l'intuizione che ci fa immaginare, come quando si vedono i binari dei treni, un punto all'infinito. Ma sui numeri non abbiamo nessuna intuizione, quindi non c'è il numero più grande di tutti. Numero intero. Ecco, i quanti ci rimette in discussione il tipo di matematica che usiamo. Ecco allora il punto nodale, su cui mi fermo per non andare oltre, perché sennò vedo già un po' stanco, che costituisce l'annus mirabilis della fisica nel 1905. Il fatto che si cambia sia il tipo di organizzazione della teoria, sia il tipo di matematica che si usa. La teoria viene organizzata non più su principi, ma su problemi, anche la meccanica quantistica, il problema di come superare la non misurabilità del sistema. Il principio di determinazione è esattamente questo problema. È un problema. Il secondo è il cambiamento di tipo di matematica. La matematica diventa una matematica, non si affida più all'infinito in atto come basilare, come era Newton. Questo significa, in relatività, che si usa il gruppo, che cioè è un concetto essenzialmente algebrico. Anche se viene fatto con dei parametri continui, però il gruppo è un concetto algebrico. E Galois l'ha introdotto nel 1832, l'ha introdotto sulla base delle equazioni algebriche di grado superiore al quarto, e quindi con numeri razionali e numeri interi. Quindi questo è lo sconvolgimento che avviene nel 1905 nella fisica teorica a causa delle due nuove teorie: la relatività ristretta, che cambia sicuramente l'organizzazione della teoria perché imposta una teoria basata su un problema, e la meccanica quantistica, che cambia il tipo di matematica perché impone la presenza di cose discrete. Quelle cose discrete che i chimici avevano introdotto da un secolo,
che parlavano di atomi, di molecole, non sé, ma i fisici mai avevano voluto accettare, dichiarando quelle ipotesi metafisiche che pregiudicavano tutta la teoria, perché per cui chissà che razza di roba tiravano fuori i chimici. E non è vero questo, perché quando poi alla fine dell'Ottocento è arrivata la spettroscopia in fisica, per cui dai gas si vedevano gli spettri e si poteva ricavare la costituzione molecolare delle varie sostanze, si è visto che tutto ciò che aveva fatto la chimica con metodi sperimentali di analisi e sintesi, di composizione e decomposizione delle reazioni chimiche, era confermato dalla spettroscopia. E quindi la fisica non ha potuto fare altro che confermare tutto l'impianto teorico che la chimica aveva costituito. E la chimica era essenzialmente una teoria basata sul problema. Quale problema? Chiarissimo, quali sono gli elementi costitutivi della materia, quelli che non sono decomponibili. Senza arrivarci col coltello, perché non abbiamo, allora non avevamo un coltello per separare le molecole e le sostanze, ma con reazioni chimiche che decomponevano gli elementi tipo l'acqua, la ricondotta, idrogeno e ossigeno, no? Senza sapere, senza poter misurare direttamente la molecola singola che compone l'idrogeno, la molecola singola, l'atomo singolo che compone l'ossigeno. Quindi con questo, ecco perché io metto il titolo I nodi vengono al pettine. In realtà questa rivoluzione del 905 è una rivoluzione che ha rivalutato una serie di impostazioni che per 2 secoli e mezzo la fisica aveva avuto, ma che aveva emarginato. Quelli della termodinamica, quella di Lazare-Carnot sull'organizzazione della teoria, quello di Leibniz che aveva fatto una meccanica basata sulla relatività e che era state messe da parte perché? Perché il discorso della fisica tuttora, anche oggi, è quello di mantenere un'unica verità. Cioè, qui c'è un preconcetto decisivo per cui la scienza è l'espressione della razionalità stessa. Per cui se la scienza, che è direttamente l'espressione della razionalità stessa, fosse divisa in più maniere di ragionare, questo significherebbe che si cadrebbe nell'irrazionalismo. E siccome nell'Occidente ci sono state avventure irrazionaliste certamente negative, allora questo è uno spauracchio rispetto al quale ci si blocca. Però di fatto che questa impostazione del 905 abbia scardinato questo dogma filosofico e scientifico è confermato dal fatto che da allora la fisica non è riuscita più a ricomporsi in una unità, perché tutti sanno e dovrebbero ricavarne la lezione che Einstein, dopo aver fatto la relatività, ha fatto la relatività generale, ma non ha mai accettato la meccanica quantistica, la teoria fondata sul quanto, non riconoscendola come valida. E non è solamente la testardaggine di Einstein che conta in questo caso, perché? Perché le formule della meccanica quantistica non sono invarianti alle formule della relatività ristretta. Cioè non c'è maniera di mettere insieme il formalismo matematico della meccanica quantistica col formalismo matematico della relatività ristretta, se non per casi eccezionali tipo una particella unica in tutto l'universo. Che ci facciamo? Non ci siamo neanche noi. Quindi in questo senso la fisica è dal 1925, la data di nascita della meccanica quantistica, che è separata, divaricata in 2 teorie incompatibili tra di loro. Fatevi conti, sono 80 anni. C'è chi può ancora continuare a sperare di avere una teoria unitaria in futuro, ma con quello che è successo non è certamente semplice. E se per 80 anni tutti i più grandi fisici teorici ci hanno provato a unificare, non ci sono riusciti, forse bisogna prendere la lezione che ci sono diverse impostazioni fondamentali nella fisica basate appunto su matematiche che si basano o sull'infinito in atto o sull'infinito potenziale e organizzazioni di teorie che sono o deduttive oppure basate su un problema. Le due cose non sono compatibili, specie la seconda, perché è equivalente a usare o la logica classica o la logica non classica. E se 2 negazioni affermano o non affermano, questo è un fatto che
non può essere conciliata. Quindi sono divaricazioni essenziali. Io vedo che ho preso già parecchio tempo, mi fermo qua. Se volete poi posso andare anche avanti, però forse vi ho già dato abbastanza carne al fuoco per porvi in condizione di fare domande, di fare osservazioni, di fare critiche, se volete, sia da parte scientifica che da parte umanistica. Grazie. Grazie. Molto, molto stimolante presentazione e molto problematica come l'oggetto stesso richiedeva, perché appunto mi sembra il modo anche per i filosofi, per gli storici della scienza, anche per chi fa scienza, forse il problema dell'evoluzione che si è verificata nel 1905, questo annus mirabilis, non solo in termini di teorie e di concetti che mutano, il concetto di massa, di spazio e tempo, cui la fisica classica ci aveva abituati, mutano completamente, ma anche in termini di metodologie, di modo stesso di concepire la ricerca scientifica e di ruolo della scienza. Quindi si va, è un crescendo sempre più in alto e si mettono in discussione le modalità stesse della ricerca scientifica, che dicevi appunto essere forse in qualche modo destinata a convivere con una pluralità di procedure, di metodologie. Forse il disegno di Laplace è ormai da abbandonare, questa possibilità di riuscire a prevedere sulla base degli elementi che ci forniva appunto la fisica classica gli stati passati e futuri dell'universo. E ora, la cosa che a me sembra estremamente interessante e su cui riflettere è che questo insegnamento in realtà è innanzitutto dal punto di vista storico un'opposizione diretta al modello newtoniano e al modo in cui il modello newtoniano si era consolidato in una sorta di ideologia, possiamo utilizzare questo termine, era diventata anche una filosofia, era legata, era debordato oltre la fisica, ai successi nella meccanica, e ma andava ben oltre, si cercò di fare una chimica, una medicina di tipo meccanicistico, ed era quello il modello qui dovevano tendere tutte le scienze, perché era il modello di razionalità. Quei poverini che erano lì a fare osservazioni nella botanica, ma anche quei poveri chimici che sperimentavano, erano scienziati di serie B, diciamola tutta. E quindi c'era un modello che era basato sulla concezione newtoniana, sui principi, e quindi su quel modello che tu giustamente dicevi, poi appunto, che aveva segnato generazioni e generazioni metodologie in maniera così profonda che si identificava con la scienza. Gli altri erano dei componenti di un sottoproletariato che poteva sì vivere, ma diciamo a condizione che riconoscesse quello come l'ideale scientifico. Ora, quello che io voglio chiedere, a questo punto, il 1905 è stato un anno che ha avuto la funzione liberatoria, dando a altre scienze la possibilità di vivere, di proliferare senza dover necessariamente ambire a raggiungere lo stesso tipo di modello di razionalità che la fisica sembrava dover imporre, o meglio la meccanica dover imporre a tutte le comunità scientifiche, a tutte le aree e discipline, per poter raggiungere il livello di dignità scientifica. Ora direi che dobbiamo guardare non solo per la sua pars destruens, ma anche construens, per la funzione liberatoria che ha voluto volontariamente o anche in parte involontariamente rappresentare l'insieme di complicazioni che risalgono a questo anno. Certo, su questo vi sottopongo un elemento che mi sembra decisivo. Pensate alla teoria dei computer, che purtroppo non si insegna, si insegna soprattutto la pratica del computer, come se uno dovesse fare la scuola di automobilismo e non capisce perché il motore ha quattro fasi, e c'è il teorema di Carnot, eccetera, eccetera. Si usano le manopole. Invece il computer, c'è una teoria che è di un livello molto elevato, a livelli di logica matematica. Questa nasce nel 1936, erano nate prima delle macchinette, Leibniz al solito, Babbage e altri, ma erano tutte macchine che alla fin fine non riuscivano a costruirsi un discorso teorico. Nasce nel 1936 con uno che si chiama Turing, il quale ha come modello della sua teoria né più né meno che il foglio a quadretti del quaderno di matematica. Semplicemente che il foglio a quadretti, invece di vederlo tutto in parallelo, lo mette su una striscia e ci mette uno che fa
0 e 1, più o meno, quello che volete voi, insomma, dei segni che indicano qualche cosa. Un modello così lo poteva fare Archimede. Mi spiego. Non è stato mai fatto, perché fuoriusciva. Che principi usate quando fate un foglio quadretti e scrivete i numeri in ogni quadretto? Non c'è nessun principio. È la conoscenza comune. Rendete conto. La teoria bloccata. Perché? Perché appunto solo dopo questa rivoluzione dei fondamenti della scienza c'è stata una capacità liberatoria di ripensare cose che fino allora si erano usate in termini pratici, invece potevano essere viste in termini teorici. E le conseguenze dei computer le stiamo subendo tra internet e computer da tutte le parti, è la più grossa rivoluzione degli ultimi decenni. Non è quindi una cosa da poco. C'è una sua teoria, vi invito a studiarla, perché a parte che è molto bella, sicuramente è molto vicina alla termodinamica, non è vicina alla meccanica classica. C'è un principio di impossibilità, di indecidibilità, come si dice lì, eccetera, eccetera. C'è una macchina ideale come c'è in termodinamica, la macchina ideale di Turing come c'è la macchina ideale di Carnot. Cioè c'è una somiglianza molto forte, ma con una teoria che non è newtoniana. E vedete che razza di sconvolgimento è avvenuto. La relatività no, perché la relatività si riferisce a fenomeni in cui la velocità è vicina a quella della luce. Noi nella pratica quotidiana non abbiamo nessun fenomeno che si avvicina alla velocità della luce, bisogna guardare le stelle, le cose di questo tipo qua. Ma il computer sì. Il computer, cioè la tecnica di calcolo, la tecnica che un ragazzino in prima elementare comincia a fare. Rendete conto che tipo di rivoluzione è questa? Allora, la maniera di calcolare della macchina di Turing non è la maniera di calcolare dell'analisi infinitesimale. Cioè, voi sul computer potete pure mettere le equazioni differenziali, ma è approssimata. Non le potete mettere così come le scrivete voi. Perché voi, quando le scrivete, noi quando le scriviamo con oggetti che sono tipicamente concettuali. Per passare al computer lo dovete trasformare in equazioni a differenze finite, che è un'altra cosa, più ridotta. È che in certi casi sono risolubili, in certi altri no. Noi invece quando facciamo l'analisi infinitesimale dimostriamo teoremi qualsiasi, tipo il teorema di Dini, esiste ed è unica la funzione inversa, purché ci sia la derivata, esiste unica, ma dove esiste? Nessuno si chiede dove esiste, esiste nella testa, nella realtà, non c'è. Ma noi in analisi ci basiamo sull'esistenza. Esistenza dove? Nel mondo delle idee. Sono due mondi diversi. Il computer non si può fare questo, perché il computer o mette le operazioni fisiche, elettroniche, ma sono fisiche, o non le mette, quindi non può mettere un principio che non è operativamente realizzabile, chiaro? Quindi il computer collassa tutta la matematica passata, ma matematica operativa. Ed è quello che sta vincendo adesso. Mentre invece nel Settecento l'infinitesimo era una rivoluzione che sembrava la grazia di Dio con la quale interpretavamo tutti. C'è una bellissima frase a questo proposito di uno storico della scienza che già nel 24 ha scritto questa cosa qua. Dice: gli scienziati, finché hanno potuto, hanno spurgato la loro scienza dalla metafisica. Finché hanno potuto, hanno spurgato la scienza, perché la polemica con i filosofi ovviamente era forte. Ma per quello che ne è rimasta, l'hanno usata come chiave di volta per interpretare l'universo. Ed è l'infinitesimo, ed è il sensore di Dio, la forza gravitazionale, universale, eccetera, eccetera. È bellissima la frase, coglie proprio il punto. Dopo ci è voluto un Einstein per rimettere in discussione quelli che sembravano termini eterni per realizzare la scienza. Quindi giustamente la frase giusta che dice il professore Precurzio, cioè la funzione liberatoria del Novecento, che i fisici non intendono così, I fisici vogliono restare sulla situazione pre in cui la meccanica quantistica si restaura nonostante i quanti, con l'equazione differenziale vecchia maniera, l'equazione di Schrödinger. Come riesco a farlo in un discorso del Gettetti,
se ci riesca bene non lo discute. Riesce a ottenere la perfetta aderenza ai risultati sperimentali, quindi questa è la sua grande forza, però Einstein dice no, Dio non gioca dadi, sapete la famosa frase, no? Cioè non è possibile che noi facciamo fisica partendo dalla probabilità, cioè partendo proprio dal camino, faccio per dire, dal fondamento, no? Come si fa a far fisica della probabilità? È una cosa aerea, l'idea di base di Einstein, no? Quindi come vedete c'è un grosso nodo che ha questo discorso di fondo, la scienza è unica o presente in realtà diverse. Prendete l'altro aspetto, la biologia. La biologia teorica oggi è costituita almeno nei due rami della neurofisiologia e della chimica, come si chiama, la DNA, insomma, per intenderci, la doppia elica della genetica, no? Quindi sono aspetti teorici che, oltre che Mendel, vabbè, ma quelle sono piccole cose, si potrebbe dire, però la neurofisiologia e la biologia molecolare, quelle sono ben costituite e sono teorie che con Newton non hanno nulla a che fare. Nulla. Non c'è forza, non c'è spazio, non c'è tempo. Cioè i concetti basilari di Newton non esistono. E pensate che invece nel 1925 i fisici avevano l'idea che la biologia era arretrata perché i fisici ancora non se ne erano mai occupati. E incominciò Schrödinger, incominciò Delbruck a occuparsene per fare equazioni differenziali. E un'altra frase bruttina in questo senso è che la molla della biologia è l'invidia per la fisica. Cioè di avere delle belle costruzioni teoriche, come si fa. Però la biologia non segue le strade della meccanica matematica. Nessuna. C'era chi faceva l'equazione differenziale dell'accrescimento delle foglie delle piante, la scienza. Si può anche cercare di fare, ma sono cose che non c'entrano niente. È come guardare il vestito di una persona e non capire la persona, insomma, un aspetto completamente laterale. Quello che fanno gli economisti. Che fanno equazioni matematiche da tutte le parti, non si capisce mai che diavolo vanno dicendo, che non colgono i punti di fondo. L'operazione che ha fatto Galilei di legare nel demoto le variabili matematiche, le variabili fisiche, questa operazione che è di una concettualità, di una metodologia enorme, gli economisti ancora non ce l'hanno. Probabilmente anche perché ha seguito Smith, che era il grande teorico dell'economia, che voleva imitare Newton e ha bloccato l'economia per due secoli. Marx scombina completamente questo discorso. Non parte dallo spazio delle merci, parte dalla produzione. Smith voleva fare lo spazio della geometria analitica, come abbiamo visto in fisica, con le merci. Quello era il punto di partenza di economisti seri, intelligenti, accademici. Marx invece parte dal luogo di fatto. L'alienazione dell'operaio con il capitalista. Rendete conto come la scienza può essere completamente ribaltata, che non è vero che la scienza ha un unico fondamento. Questo è il punto chiaro che vi ho suggerito con questo mio seminario. E questo credo che vi chieda, sì, riflessioni come vedo che state riflettendo, ma anche eventualmente un po' di... Sono domande? Io veramente avrei... A parte appunto cogliere l'occasione immediata per ringraziare per il bel seminario, in realtà volevo allacciarmi a quel piccolo inciso che hai fatto quando, appunto in modo per me abbastanza sorprendente, mi dicevi che fino agli anni 60 l'Accademia Italiana in qualche modo non era concorde nell'accettare la realtà. Maiorana, Bologna. Ecco, in questo mi è venuto subito in mente in realtà un atteggiamento molto simile della scienza nazista durante il decenni, insomma, durante il quale appunto la scienza, la relatività veniva respinta in quanto scienza giudia, sostanzialmente. La cosa che mi incuriosiva, a parte appunto il dubbio se per caso anche nell'Accademia Italiana ci fosse un velatissimo antisemitismo nell'approccio alla relatività, ma la domanda era, da notizie anche ultime in qualche modo, sembrerebbe che i nazisti fossero arrivati molto vicino addirittura alla bomba, negando però la relatività. Qual fu l'approccio teorico, ovviamente per grandi linee, che seguirono per poter arrivare alla fine allo stesso risultato
che si basava poi sostanzialmente sulla relatività E uguale MC quadro, eccetera, eccetera. Fu un approccio più sperimentale in qualche modo. Sì, era un approccio sperimentale perché era il bombardamento del nucleo. Quindi fu sostanzialmente un approccio sperimentale senza le basi teoriche. Un altro che adesso non ricordo, il nome tedesco. Cioè il problema era di, per fare la bomba atomica bisognava rompere il nucleo, perché gli elettroni di fuori sono leggerissimi, la massa dell'elettrone è 1250 volte minore della massa di un protone nel nucleo, quindi il problema è di rompere il nucleo che sta con tutti i protoni e i neutroni che sono attaccati tra di loro. Rotte queste forze di legame si sprigiona energia. Quindi come riuscire a penetrare nel nucleo? Ma penetrare nel nucleo significa superare la barriera degli elettroni, che fanno tutto un involucro fuori. Però per entrare nella barriera degli elettroni non potete usare un elettrone, perché elettrone e elettrone si respingono. Quindi quello vi devia, invece di andare a prendere il centro, quando arriva intorno alla nuvola degli elettroni, scatta dall'altra parte. Se usate un protone, vi va bene fino a che superate gli elettroni, perché gli elettroni ve li attirano. Però dopo, quando dovete arrivare al nucleo, che è fatto da protoni positivi, quello ve lo respingono. E quindi vi trovate nei guai, non potete usare né elettroni né protoni. Potete usare neutroni, che non hanno carica elettrica. Però c'è tutto un problema sperimentale di ricavare i neutroni e poi di iniziare questi bombardamenti. Questo Fermi l'aveva fatto, però si è sbagliato. Ha pensato che aveva trovato degli elementi transuranici. Poi dopo ha capito cosa aveva combinato. Ma nel primo tempo l'ha fatto per primo. I tedeschi l'hanno fatto in termini sperimentali. Andare a vedere, di sfrugoliare, come si dice, mi diceva anche oggi un ferroviere, di sfrugoliare il nucleo per andare a sbattere proprio sul centro e quindi fare quello che in inglese si chiama fission, e che in italiano traducono come fissione, che è tutto il contrario, che fissione vuol dire azzeccare, invece fissione in inglese significa spezzare il nucleo, e quindi quello che era energia di legame viene liberata, la massa si riduce, eccetera. Quindi è stato un fatto sperimentale che non dipendeva da quel discorso. Il discorso si andava della scienza nazista, si andava a basare appunto su invece i concetti basilari, e si legava, cioè loro facevano una distinzione grossolana tra quelli che erano ebrei e quelli che non erano ebrei, quelli di razza ariana, quelli hanno fatto la guerra per questo, nulla di strano. Quindi gli scienziati ebrei hanno fatto cose cattive, gli scienziati ariani hanno fatto cose buone. Einstein era ebreo e quindi ha fatto una cosa cattiva, quindi le teorie degli ebrei tutte le buttano via, le altre tutte buone. Newton era un bravo ariano e quindi la meccanica andava bene, quindi in generale si ritrovavano più sulla scienza classica che non sulla scienza moderna. E in questo senso hanno fatto dei discorsi soprattutto di metodo più che di risultati. Era piuttosto la scienza sovietica che c'era in quel tempo anche, che faceva un discorso di rifiuto della meccanica quantistica come ultimo portato della borghesia, dell'ideologia borghese. Perché la probabilità, come dice Einstein, lì si ritrovavano con Einstein che era un anarchico e quindi non era proprio comunista, però è stato amico dei comunisti, era forte, ha avuto la cattedra perché un comunista gli ha lasciato la cattedra apposta proprio perché c'era Einstein. E quindi quello è invece a vuoto. Queste sono state prime maniere, in questo senso c'è paura dell'irrazionalismo. Cioè c'è paura che arrivino dei discorsi sulla scienza ideologizzati a priori che portano a delle deviazioni incontrollabili. Se uno parte dall'idea che tutto quello che è ebreo è sbagliato, capite bene, sì, a questo punto non è una ragione che si divide in più modalità di ragionare, questa è una ragione che si dimette e o diventa preda di un preconcetto oppure diventa soggetta a un potere come è stata nella Russia sovietica, in cui c'era Zdanov e Stalin che decidevano quello che era scienza da fare e quello che non era scienza da fare. La cibernetica, la relatività stessa, ad esempio, non si poteva fare nella Russia sovietica. Nel 50 hanno liberalizzato lo studio delle scienze, ma fino al 50 in Russia la relatività non si insegnava, la faceva qualcuno proprio come ribellione. Quindi, questa è l'irrazionalità di cui si ha paura, però è chiaro che qualsiasi cosa messa in mano a un potere totalitario, messa in mano a dei dilettanti che partono dai preconcetti a priori, è chiaro che va, ma non è questo un motivo per non affrontare la pluralità
delle teorie scientifiche che ci sono. E qui c'è l'altro punto, se volete, forse l'avete sentito, perché se ne parla spesso, della complessità. Cioè c'è una critica alla scienza che si fa oggigiorno in cui ci si basa sul fatto che il discorso di Laplace non è più valido per un semplice fatto. Perché se prendete un'equazione differenziale, andate a guardare lo spazio delle fasi, delle soluzioni di questa equazione differenziale, vedete che le soluzioni regolari sono un'infima minoranza, una zona di spazio piccolina piccolina, il resto è un macello di soluzioni che non si capisce da che parte si buttano, cambiano radicalmente per un pelo, diciamo così, in termini volgari, di cambiamento delle condizioni iniziali, cambia tutto. E che quindi non controllate, e quindi la cosiddetta teoria del caos, cioè che data un'equazione differenziale noi non abbiamo la capacità, per cui la famosa frase, uno sbattito di ali a in Brasile, di una farfalla porta una catastrofe, un uragano a Miami, perché un cambiamento leggerissimo di condizioni iniziali può cambiare completamente il tipo di soluzione del basso potenziale. Questo è un fatto che è bene sottolineare, ma non è una teoria. Questo indica semplicemente che in passato la teoria newtoniana si era mitizzata. Ha pensato che tutto fosse regolare, tutto fosse l'espressione di Dio perfettamente intelligente che dava leggi che regolavano fino all'ultima formica, fino all'ultimo granellino di sabbia, e invece il mondo è complesso. Ma che sia complesso, però questo non vuol dire che non sia comprensibile. Allora, qui c'è un esempio preciso. La meccanica di Newton di fronte ai gas è trovata di fronte a un mondo complesso. Perché i gas sono complessissimi, sono particelle, vanno a sbattere tra di loro secondo leggi meccaniche, sì, ma sono un numero enorme. E quindi c'era Laplace, Poisson, che faceva le leggi dei gas andandosi a calcolare le forze atomiche interatomiche. Ha tirato fuori anche delle leggi che non erano sbagliate, la capillarità. Però era un lavoro infinito, impossibile. Cioè seguire gli urti frenetici, noi sappiamo adesso il numero, 10 alla 24 molecole, il numero da Avogadro, a velocità che sono centinaia di chilometri all'ora, insomma, è assurdo. Eppure Sadi Carnot ha fatto una teoria dei gas, e sono leggi dei gas che vedono i gas complessivamente, prendendo parametri che non sono quelli del singolo elemento, che porta una complessità infinita, prendendo dei parametri come pressione, temperatura e volume, sono parametri complessi, volume è la zona di spazio occupata dal gas, tutto il resto è incentrato. La temperatura è quello che riguarda il movimento medio molecolare, che si misura con un termometro, e la pressione, un manometro, sono grandezze complessive, non guardano la singola molecola. Quindi non è affatto detto che la complessità non porti a teorie precise, dipende dal punto di vista. È lì che il limite della teoria della complessità, che si blocca sulla complessità e ha paura di dire che ci sono punti di vista diversi, perché rinasce il tema della irrazionalità di una ragione che può ragionare in maniera. E questo né Prigogine né altri hanno il coraggio di portarlo avanti, perché ci sarebbero quelli che attualmente hanno un potere basato sulla scienza che sarebbero subito a stracciarsi le vesti. Cioè, di fatto oggi il potere nel mondo è basato sulla scienza, è un dato di fatto. Cioè, se noi non ripariamo il buco dell'ozono, perché Bush ha avuto degli scienziati che ha detto non è scientifico che il buco dell'ozono c'è. Quindi si è dovuta fare una polemica scientifica per riparare a cose che agli occhi di tutti sono già evidenti. Ma dici, voi siete degli impressionabili, non è vero. Gli scienziati mi hanno detto di no, e quindi non si fa nulla. Ma noi sappiamo bene perché non si fa nulla in America, perché dovrebbero ridurre la produzione industriale del 50%. Però si capisce bene come ci sono gli scienziati che dicono no, non c'è il buco dell'ozono. Allora saremmo cattivi, maligni noi, però voi capite che queste razionalità giocano in maniera strana. Perché la razionalità di oggi non è slegata dal potere. Questo è il punto. E quindi c'è un problema grosso, adesso ho allargato il discorso anche un po' troppo,
Cioè, questo discorso di pluralità di teorie scientifiche comporta poi anche nella società dei cambiamenti radicali. Non a caso Einstein era un anarchico. Questo è il punto di fondo. Invece mantenere la scienza come verità indiscutibile, questo è un elemento di fondo su cui tutti i corpi accademici, dei matematici, dei fisici, si ritrovano a tutti i costi. Perché? Perché questo mantiene una linea come era prima e mantiene la capacità della scienza di presentarsi ai politici e presentarsi come quella che dice l'ultima parola. Mi spiego? O no? Sì? Cioè non c'è stato solo nella Russia sovietica un legame scienza-potere, c'è anche oggi, fortemente. Ricordavamo poco fa la storia che voi non avete vissuto perché siete giovani, ma la storia delle centrali nucleari in Italia. Siamo andati avanti per degli anni che non si capiva quante centrali volevano costruire questi benedetti politici. Ma lui diceva 18, io mi ricordo 12, 20, 6 doppie, 12 doppie. I numeri interi che hanno tra 0 e 20 non si capivano, ognuno diceva qualcosa. Perché? Perché era una questione di potere. Perché si doveva costruire la centrale a forza perché c'era un potere che aveva, voi sapete, nel dopoguerra sono investiti una fiumana di soldi sul nucleare, e chiaramente uno Stato non può investire senza avere un ritorno. Vabbè, poco le nostre tasche che restano vuote, insomma. Cioè, nessuna ditta privata investe su una cosa senza avere un ritorno, no, è chiaro, a fondo perduto, e quindi appena si è cercata la possibilità di fare qualcosa, subito buttate, anche se di fatto si è visto che la cosa non era matura, questo ormai lo dicono tutti. E infatti non si ripeteranno più quel tipo di centrali, se ne faranno casomai di tipo completamente diverso. Quindi è dato di fatto che quell'operazione lì è stata un'operazione di potere, e in cui l'aspetto scientifico ha giocato in maniera tale che c'era Ippolito che diceva: perché il Parlamento deve discutere di centrali nucleari? Che ci capisce un parlamentare di centrale nucleare? Quello è un aspetto tecnico. È pesante questo discorso. Cioè, noi nella democrazia possiamo discutere il progresso tecnologico oppure no? Questa è una domanda di fondo, la pone Feyerabend in un libro, La scienza in una società democratica. La poneva pure Socrate. Sì. Però adesso di fronte alla scienza che sembra appunto indiscutibile, che viene mantenuta come indiscutibile perché è l'unica espressione della razionalità umana, chi discute l'energia nucleare come un tratto di Castro gli fanno un centro di informazione, perché evidentemente i contadini hanno una sveglia al collo, non capiscono la realtà della reazione nucleare, no? E ti spendono un miliardo di lire per informare, e secondo me forse hanno capito qualcosa di più. Cioè, questo è un discorso forte che nasce. Per cui ricordiamoci quella frase di Einstein: due principi che solo apparentemente sono irreconciliabili. Secondo me quella è la chiave di volta di tutta la rivoluzione. Nella scienza nasce un conflitto tra maniere diverse di fare scienza, Einstein si trova a cavallo di due teorie e deve conciliare due teorie e deve risolvere un conflitto tra teorie. E questa è un'opera intellettuale formidabile, che indica un compito che è anche superiore a quello della scienza, cioè di fare la legge sperimentale, il compito di risolvere conflitti intellettuali e nella realtà. E noi sappiamo bene che è necessario oggi, perché siamo usciti da due guerre mondiali, sarebbe bene che non ce ne fosse una terza, perché saremmo finiti. Quindi quel punto della irriconciliabilità è, secondo me, la chiave di volta del Novecento. Ci sono altre domande? Posso? Una domanda. Volevo chiedere, professor, lei quale storico della scienza in generale, alla luce di tutte queste teorie, anche a volte darwinianamente in conflitto, ci sono molto umilmente, delle indicazioni per una teoria della conoscenza, anche su basi neuroscientifiche? Sì, io non mi permetto che non accetto il paragone con Darwin, perché Darwin ha fatto una semplice concezione, non ha fatto una teoria, quindi
E quello che presenta Darwin è nient'altro né più né meno che la competizione economica traslata tra le specie, quindi un paragone che non mi piace, ma non è a parte questo, la domanda ha senso. Per quello che io sono riuscito a vedere, io ho visto che c'è un discorso di teoria della conoscenza, per meglio dire filosofia della conoscenza, che c'era già e che non è arrivato fino in fondo, ma che veramente aveva colto il punto, ed è con Leibniz. Noi abbiamo una filosofia occidentale che è stata idealizzata in maniera sbagliata, secondo me. Perché? Perché è chiaro che la filosofia occidentale ha perso il treno con la scienza moderna. Non è riuscita a capire, questo è chiarissimo. Perché è vero che Cartesio ha fatto anche la scienza, la geometria analitica e l'ottica geometrica, ma poi dopo, quello che è stata la meccanica di Newton, poi dopo tutto il resto, non c'è stato filosofo che ce l'ha saputo spiegare, se non, e questa è la versione ufficiale, Kant, che avrebbe preso le categorie trascendentali a priori per capire cos'è la realtà, dove come prima categoria era quella di spazio. Quale spazio? Lo spazio euclideo newtoniano. Kant non aveva fatto un'operazione stupida, ha preso quella che è una tradizione di 2500 anni, di 2000 anni, di scienza buona, pura, massima, come geometria di Euclide, e meccanica di Newton ci ha appoggiato, dice questo ormai è il segno che noi vediamo le cose solo in questa maniera, più di questa esperienza che vogliamo 2000 anni, e non passano 50 anni che nascono le geometrie, non è più buono. Per cui quegli occhiali rose che lui vedeva nella nostra maniera di concepire la realtà sono stati sconvolti e non c'è stato kantiano che è riuscito a rimediare alla situazione. E soprattutto questa sua maniera di vedere le cose era chiaramente formale, idealistica, per cui dopo Kant c'è uno sparpagliamento della filosofia tra Hegel, Fichte, Schelling. Hegel si sparpaglia tra destra hegeliana e sinistra hegeliana e la filosofia da un secolo e passa, vive così alla giornata, fino adesso che parlano della filosofia dei sentimenti, che sarà una bella cosa, però sulla scienza non possono dire assolutamente nulla. Quindi sicuramente la scienza ha perso il treno, ci ha tentato, ci ha provato, non ci è riuscito. Ma se c'è uno che della scienza moderna ha capito i fondamenti fino in fondo, sicuramente Leibniz. Perché Leibniz ha fatto l'analisi infinitesimale, nessuno glielo può negare. Se c'è uno che ha copiato tra i due è forse Newton, ma Leibniz no, perché ci è arrivato in una maniera tutta sua. Non ve la sto a spiegare, ma è molto bella. Quindi l'analisi infinitesimale, cioè il massimo avanzamento matematico, l'ha fatto lui. Secondo, ha fatto la logica, che glielo riconoscono tutti, da Russell a tutti quanti, quando hanno rifatto la logica matematica alla fine dell'Ottocento, come il padre della logica moderna. Poi, questa è una cosa che modestamente ho fatto io, ma è stato un lavoro da poco, ho preso tre scritti ultimi di Leibniz sulla meccanica, inediti, e lui c'ha una teoria della meccanica ottima, perché c'ha quelle equazioni che vi ho fatto vedere, e poi quelle equazioni continuano con quel tipo che vi ho detto prima, Lazare-Carnot. Mentre lui fa solo la teoria dell'urto elastico, Lazare-Carnot fa la teoria dell'urto elastico e non elastico e lo mette alla base di una teoria nuova, che è la teoria meccanica, che falsamente è stata messa come l'inizio della fisica tecnica. E qui Lazare-Carnot viene messo vicino a una turbina, perché lui sarebbe stato un ingegnere, invece non ha mai fatto un'opera di ingegneria, perché ha teorizzato sulle macchine, ma macchine intese come quelle che trasmettono i movimenti, c'è una teoria di relazione, non le macchine in senso di ingranaggio. Quindi è una concezione di fisica teorica totale, tant'è vero che la termodinamica è nata da quella meccanica. Quindi da Leibniz si sviluppa una linea . Questa è la teoria della meccanica, così come bisognerebbe vederla una volta che uno tiene presente le diverse fondazioni che ci possono essere. C'è Galilei, c'è la tradizione classica che va avanti con Cartesio, Newton, Euler, Laplace. Lagrange non è di questa tradizione, perché si basa sul principio dell'ore virtuale, non sulla forza.
e c'è un'altra linea, che è quella di Huygens, Leibniz, D'Alembert e la Carnot, che si lega alla tradizione ingegneristica, ma non perché si interessano soprattutto dei meccanismi, perché si interessano al principio dell'ordine virtuale. Quindi c'è una meccanica alternativa e chi l'ha fondata è proprio Leibniz. Quindi quella riforma lui l'ha impostata, non l'ha portata a compimento, ma l'ha fatta. Allora Leibniz a questo punto ha fatto tutte le teorie formali, le ha rifondate tutte. Analisi, c'è la matematica, oltre ad aver fatto all'inizio la topologia e la geometria, quindi tutte le teorie l'ha rifondata. Quindi se c'è stato un filosofo in Occidente che ha capito i fondamenti della scienza occidentale è Leibniz. Leibniz ha tutta una concezione di filosofia della scienza per cui lui voleva fare la scienza generale, cioè la scienza della scienza. Voleva costruire una filosofia della conoscenza come scienza. E si può interpretarla, non l'ha portata a compimento, ma si può interpretarla e viene una chiarissima impostazione in cui i fondamenti di questa scienza sono quelle due concetti che vi ho detto, l'organizzazione della teoria e la matematica. E lui sa esprimere questo con due frasi, con due principi, non li vede in completo, però lui dice che la ragione umana si basa su due principi. Uno è il principio di non contraddizione, e questa è chiaramente la logica classica. L'altro è il principio di ragione sufficiente, per cui nulla è senza ragione. Notate, nulla senza, cioè doppia negazione. E lui c'ha una frase formidabile, successivamente dice, ovvero ogni cosa ha una ragione, cioè ha usato la legge che due negazioni afferma, ogni cosa, ma non sempre noi abbiamo gli strumenti per poter arrivare a questo. E quindi chiarisce con precisione formidabile la differenza tra l'aspetto di logica classica che vorrebbe che due negazioni affermino, per cui noi vorremmo arrivare che ogni cosa ha una ragione, ma non sempre abbiamo visto, e quindi dobbiamo ritornare a nulla senza ragione. Quindi, e inoltre Leibniz ha due principi che sono il due labirinti, dice, della ragione umana, che sono il labirinto della libera volontà, free will, è il labirinto della legge. Cioè, lui dice, noi possiamo seguire due maniere di concepire le cose. Uno in base a delle leggi che ci vengono dall'alto, per cui dobbiamo obbedire e seguire quindi un'impostazione precostituita, come nello Stato, ci sono delle leggi che non facciamo noi, e l'altro invece è la ricerca libera. E fa un bellissimo paragone. Dice, come se uno si trovasse davanti a una città, c'è due modi di vederla. Uno è quello di percorrerla girando per i vicoli, i vicoletti, e fare esperienze di tutti gli incroci, la gente che c'è, eccetera, eccetera, e conosce una città. L'altro modo è quello di mettersi su una collina e guardarla dall'alto. È chiaro? Uno è un aspetto di ricerca, andare per i vicoli, i carrielli, l'altro è un aspetto di vederla da un punto di vista unico, cioè da alcuni. Quindi ha colto nel segno queste cose e in più ha impostato anche un discorso. Quindi Leibniz è certamente la persona che sarebbe da riprendere, è veramente molto profondo, oltre al fatto che Leibniz ha scritto di tutto e dove ha scritto cose molto importanti. Però Leibniz nella storia della filosofia appartiene a una corrente, questo l'ho capito solo recentemente, che non viene affatto valorizzata, ed è la corrente cosiddetta neoplatonica. Cioè la corrente che ecco, tutta la filosofia occidentale, queste sono ricerche molto recenti, è stata deviata dal fatto che nella polemica della Grecia antica ha preso solo una direzione. C'erano due direzionali filosofia greca, una la direzione ontologica, quella di concepire tante idee in astratto al di sopra della nostra vita, ed è quella la corrente che ha preso l'Occidente, o per negarla con l'empirismo, per cui non ci sono idee, o per affermarla, ci sono idee a priori che nascono prima ancora che nasciamo, quindi ci sono al di sopra di noi. E però c'era l'altra corrente, che era la corrente eneologica, con l'H davanti, che nessuno si confonde col B, eneologica,
la corrente che parte dalla frase tonto en, l'essere uno, cioè la ricerca dell'unità. Questa corrente l'Occidente l'ha annullata, la si ritrova in Nicola Cusano che fa un viaggio in Turchia, c'è un'illuminazione, allora riprende il discorso, la si ritrova con Leibniz che ha come concetto fondamentale la monade, cioè ogni cosa è uno, esiste in quanto è uno, se no non esiste, e poi scompare, perché canta, di fuori, completamente. Quindi questo è un grande ripensamento che c'è da fare anche a livello filosofico. Queste sono cose che, se volete una referenza, c'è un libro della Bompiani in 12 volumi, andatevi a prendere la parte che riguarda questo punto, di Giovanni Reale, insegna a San Raffaele di Milano, la storia del pensiero greco antico, non faccio sbaglio il titolo, in cui riprende questo discorso dell'eneologia, e notate che la scienza tende a essere neologica, vuole l'unità a tutti i costi, quando nello stesso tempo presenta un sacco di teorie diverse. Cioè, filosoficamente la scienza oggi non può appellarsi a nessuna filosofia kantiana che giustifichi la meccanica quantistica della comunità. E allora che fa? Vuole l'unità per mantenere al solito tutto il discorso che ho fatto prima. Quest'unità la riporta alla corrente minoritaria. Per cui la scienza in questo senso si pone come antifilosofia. Non solo perché c'è polemica tra scienziati e filosofi, ma anche perché la tendenza che segue la scienza è una tendenza alternativa a quella dominante tra i filosofi, che è una tendenza ontologica. Voi vedete come la matassa della conoscenza in Occidente si è molto aggrovigliata, però credo che oggi ci sia la possibilità di ripararla. Il riferimento a Leibniz sicuramente è centrale. Sicuramente perché è stato l'unico che ha capito la scienza nei suoi fondamenti, questo è sicuro. Tutta la scienza formale. Oltre al fatto che anche in biologia ha detto delle cose importantissime, ma lasciamo perdere, prendiamo solo questo aspetto. Lui è sicuramente l'apice del rapporto filosofia-scienza nell'Occidente. Tanto varrebbe valutarlo tantissimo. Grazie per la domanda, perché è un ampliamento molto importante per capire da che parte ci si butta quando si fa un certo discorso. E Leibniz, come vedete, non aveva paura di dire che la ragione ha due labirinti, due principi. Non si faceva problemi di irrazionalismo, capiva benissimo che sono due maniere di fare. Perché lui, ad esempio, sui conflitti dice: i conflitti li risolviamo tutti con calculenus, calcoliamo con la matematica. Però poi, facendo il diplomatico, sa bene che non riesce a risolvere con un calcolo i conflitti tra gli stati e soprattutto il conflitto a cui lui ha dedicato il massimo di attività, che era il conflitto tra i cristiani. Lui voleva l'unità dei cristiani, c'è tutto un discorso interreligioso interessantissimo, e lì non c'è una formula che lui può utilizzare. Quindi da una parte dice calculemus, la legge, dall'altra c'è una free will, una ricerca libera, e lui sa bene, bisogna muoversi nel piano. E la ragione funziona nell'uno e nell'altro aspetto, non per questo sono due ragioni, sono due maniere di approcciare la realtà. Alle volte bisogna imporre degli obblighi ai ragazzi, alle volte bisogna andare lì con la persuasione, cercare il punto su cui si convince. Sono due atteggiamenti necessari. E si ragiona in tutte e due case. Ci sono altre domande? Devo chiedere solo una precisazione. L'incommensurabilità tra due modelli teorici che deriva dall'allontanarsi da una concezione di spazio e tempo assoluti è data in un qualche modo, è resa visibile dal modo differente di trattare alcune leggi che si presentano invarianti in un sistema e non invarianti in un altro, oppure l'incommensurabilità da due modelli teorici va vista direttamente dal sistema, nel sistema complessivo e non andando a vedere lo specifico della legge? Mi complimento, avete delle domande proprio di fondo. Io non ho usato la parola incommensurabilità, ma l'avrei dovuta usare. Allora, questa parola è stata utilizzata da Feyerabend e da Kuhn,
due critici, due storici della scienza, che appunto in particolare hanno preso la relatività o la meccanica quantistica per indicare un rapporto tra paradigmi o teorie di incommensurabilità. Incommensurabilità, sapete che il concetto che i greci hanno inventato a proposito del lato di un quadrato e della diagonale. Sono incommensurabili perché non esiste una misura, naturalmente discreta o razionale, comune che possa dire un numero intero come misura del lato e un numero intero con la stessa misura per la diagonale. È chiaro, perché la diagonale è irrazionale rispetto al lato, quindi ci vorrebbero infiniti pezzettini di questa misura per dare la misura della diagonale. Quindi lato e diagonale sono incommensurabili. Però questo riguarda grandezze. Kuhn e Feyerabend hanno esteso il concetto a teorie. Due teorie sono incommensurabili, o due paradigmi, come dice Kuhn. Questo è un discorso molto forte, su cui si è bloccata la storia della scienza a livello mondiale, perché molti hanno visto in questo una irrazionalità, giusto appunto, come dicevo prima, perché se la ragione, una volta ragiona in una maniera, una volta ragiona in un'altra, allora che significa? Abbiamo due ragioni? Discorso banale, che naturalmente non capisce cosa c'è a fondamento di una teoria. Ma tornando al punto, la incommensurabilità di due teorie, Feyerabend e Kuhn hanno sostenuto che non significa intraducibilità, cose di cui venivano accusati. Significa che non ci sono elementi a comune con lo stesso significato, cioè ci sono variazioni radicali di significato. Io ve l'ho fatto notare, E uguale mc quadro è una classica variazione di significato. La massa prima era una cosa, adesso si fonde con l'energia, e quindi è un altro concetto. Non è più il concetto di massa della fisica classica. Così lo spazio, poi banalmente, prima era tre dimensioni, poi diventa quattro. Quindi sono variazioni radicali. Ora, Kuhn e Feyerabend, più di questo, di indicare variazioni radicali di significato, dire che non c'è intraducibilità, ma che la traduzione è complicata proprio perché i significati sono diversi, non hanno portato avanti il discorso, perché li hanno subito subissati di accuse di essere irrazionali. Secondo me, io ho fatto l'esempio della rivoluzione, vi ho dato i parametri, secondo me, della rivoluzione del 905, cioè il cambiamento del tipo di teoria, se deduttiva o per problema, il cambiamento del tipo di matematica, se con l'infinito in atto o senza infinito in atto, e questa allora per me è l'incommensurabilità. Quelle due introduzioni che fanno la relatività e meccanica quantistica di una teoria basata su problemi, non più per principi e assiomi, e di una matematica algebrica basata sull'infinito potenziale, non sull'infinito in atto, sono variazioni radicali che danno incommensurabilità. Per cui la teoria della relatività, come sostiene Einstein, è una teoria, lui dice, di principio e non una teoria costruttiva come era quella di Newton. Allora, con quei parametri il concetto di incommensurabilità diventa chiaro, e però si riferiscono quei parametri a variabili che sono più profonde della singola teoria. La scelta del tipo di matematica, la scelta del tipo di organizzazione della teoria sono a priori di ogni teoria. Quindi in questo senso bisogna prendere un quadro che è nello stesso tempo filosofico e scientifico, perché Einstein ha scelto il tipo di teoria, come organizzarlo. Quindi lui, come scienziato, aveva come sua competenza la necessità di scegliere la sua teoria, se organizzarla per assiomi oppure per problemi. Quindi è una scelta da scienziato, però non poteva basare questa scelta su un esperimento. Quindi non è una scelta sperimentale, in questo senso è quindi una scelta concettuale e filosofica. Quindi questi due parametri sono due parametri che giocano sul crinale che divide filosofia e scienza e stanno proprio sulla linea di separazione, appartengono a tutti e due i mondi. In questo senso quindi non sono di una singola teoria, sono di un quadro più complesso che è ancora scientifico ma incomincia a essere anche filosofico. Non so, spero di aver spiegato. Bene. Se non ci sono altre domande...
si è alzato. Ok, ringraziamo. Grazie.